Benvenuti a un nuovo video. Allora, stavo sistemando le cose che mi erano arrivate ultimamente perché le stavo togliendo i cartellini, mettendo dei VIC per poi lavarle, per indossarle. Ho detto, ma facciamo un video che le faccio vedere anche alle ragazze perché ho preso alcune cose calde, 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 calde. Sì, sono notevolmente freddolosa e avete ragione, ma c'è davvero tanto freddo. E visto che siamo nel video, lo facciamo assieme. Dunque, io ho preso il termometro. Ok, adesso lo metto qui. Ecco, che comunque c'è il camino. E vediamo a fine video quanto segna, considerando che c'è il camino. Allora, vi faccio vedere le cose che ho preso calde, 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 calde. E mi si è aperto un mondo da Shein. Direi che Shein per le cose calde, 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 calde è spettacolare, se non me ne fosse già caduta una. Dunque, calze. Ebbene sì, ho preso delle calze calde, 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 calde. Mood di oggi, caldo, 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 caldo. E ho trovato di queste che avevo preso l'altra volta da Kiabi a 6 euro l'una. Da Shein le ho trovate a 4 e oltretutto a 4 euro ed è per le cose di abbigliamento ci sta che durino quello che durino, va bene, sono cinesi, ma la spedizione ed è tracciata, ti dicono quando arriva, non è velocissimo, ma cioè vogliamo parlarne? Intanto sono deliziose perché hanno l'orsetto. Poi dopo hanno l'antiscivolo, quindi vanno bene anche come pantofole in casa, ma io queste le metto ed è sopra le altre calze. E poi dentro sono pelosissime e morbidissime su tutto il piede, cioè quindi sono spettacolari. Avete presente che sono belle lunghe e si possono infilare dentro i pantaloni del pigiama? Cioè il pigiama dentro le calze, cioè spettacolare. 4 euro l'una, ho preso questa, poi ho preso questa, che dovrebbe le prese tutte, ho quelle disponibili comunque, questa, che poi sono belline anche, sempre bella pelosona, poi topo, e poi avevo dei punti, quindi ho anche fatto con degli sconti, poi dopo, orsetto, la lunghezza più o meno è sempre quella, proprio. Ha proprio la forma del piede, ok. Se è inutile che ve le faccio vedere perché siamo sempre a questi livelli, sempre con l'antiscivolo, quindi perfette anche da stare in casa. Sì, anche perché andare in giro con queste ci potrei andare se entrassero nelle scarpe perché sono belle ciunte. Volpina! Queste erano tutte quelle che ho trovato disponibili e quindi le ho prese tutte. Siamo per la parte casa. Poi dopo sposto. Poi invece da Wish, perché è arrivato oggi, ho preso, sinceramente ne avevo presi due, ne è arrivato uno, quindi l'altro arriverà non si sa quando. Allora, per la sera, oppure per quando tira vento, perché il cappuccio e basta, non serve, ma non troppo. Questo è un, non lo metto perché non devo andare a fare un'arpina adesso, però in alcuni video ho visto alcune ragazze che dicevano che non gli piacciono questa specie di passamontagna perché sembrano quelli che fanno le rapine, perché c'è la gente che potrebbe pensare male. Ah sì, ci sta tranquillamente. Diciamo che questi sono i sottocasco. Cioè, chi va in moto oppure chi deve anche sciare, credo che questi li conosca da una vita. Non sono quelli con i buchi, cioè proprio è aperto, quindi è un cappuccio con la parte del collo che protegge il collo, è tutto in pile e oltretutto la parte per la bocca, quindi protegge anche la bocca. A morale, hai fuori la parte degli occhi. Questo qui credo che sia, credo, non credo, lo conosco, so già come sono la svolta, poi si può chiudere anche con il laccetto, ecco, se si vuole chiudere di più la parte sotto o la parte sopra. Aspettate, non so come farvelo vedere. Allora, tiriamo i laccetti, ecco qui, e si chiude un po' sia la parte del cappuccio sia la parte sotto, così non passa l'aria. Soprattutto per chi va in moto, scooter, motorino, quello che è, e credo che li conoscano già. Questo è in pile, oltretutto, l'avevo preso in due colori, c'era blu e nero, le ho prese tutte e due perché
Per la sera, gusta soprattutto in inverno, soprattutto se c'è del vento o se piogge, oltre al cappuccio che però sia ingombrante, anche questo sotto aiuta notevolmente. E poi stavo spacchettando, ma prima vi faccio vedere una cosa che ho già spacchettato perché la sto già usando da qualche giorno. Vado a prenderla, anzi, in diretta. Così non potete dire che taglio o che si sposta lui. Allora, vi faccio vedere questa. Questa è un parka. Giacca, parka. Così, con, via tu, con la parte dentro tutta in sherpa. Ok? Questa l'ho presa da Terranova, è una M, adesso ve la faccio vedere anche indossato. Il bello è che anche la parte del cappuccio tutta pelosa e ve la faccio vedere. Dunque, aspettate. Il colore era solo questo rimasto. Ah, dentro ha l'imbottitura, ma è bella imbottita, così. Ok. Poi si chiude, ha le tasche qui. Altra cosa che devo fargli vedere, adesso ve la faccio vedere. L'avevo già messa in tasca e poi è lungo. Lunghino, quindi protegge bene. Dunque, questo qui di Terranova ed è l'avevo adocchiato. Ah, scusate, al cappuccio non vi vedete più che il pelo. Questo qui, la parte di pelo qui, ecco, si può anche togliere. Dunque, si sta bene anche con la giacca. E questa qui che è un verde militare, si chiude con i laccetti e tutto. Rieccomi. L'avevo adocchiata da Terranova già da tempo, però viene 79,90 euro. L'ho tenuta guardata con i saldi. C'era in tre colori, blu, nero e verde militare. Alla fine è rimasto solo il verde della mia taglia. E continuo a vedere i dettagli. Manica a maglia, quindi stringe, e sopra ha quella che si può chiudere col bottone nel caso abbiamo i guanti. Super. E abbiamo detto 79,90, 79,90, poi è andata a 59,90 e con le ultime promozioni a 39,90 è rimasta la mia taglia e oltretutto avevo un buono sconto di 10 euro, quindi l'ho pagata 29,90, 30 euro e ho detto no, la devo prendere assolutamente e me la sto godendo davvero tanto, quindi straconsigliata. Poi, altra cosa che voglio far vedere, perché l'ho messa in tasca, Shein. Altra cosa che ho preso da Shein sono tanti paia di guanti di questo tipo. Perché non sono i guantini soliti, ma hanno un pochino di pelino. Ok? Quindi non sono quelli classici, sottili, sottili, ma non sono neanche quelli troppo imbottiti tipo da neve che non riesco a prendere le cose in mano, non riesco, sono troppo imbottiti. Questi mi trovo bene e tengono davvero caldo perché sono leggermente imbottiti e quindi Shein anche per questo penso 2 euro, 2,50 euro stra promosso. Adesso li rimetto in tasca e vi faccio vedere le ultime cose che mi sono arrivate qualche giorno fa. Comunque, quanto vi ho detto che mi sono arrivate qualche giorno fa, ma non le ho ancora messe via, non scherzavo perché sono ancora qui. Il pacco è di Decathlon, era così, l'ho solo aperto per controllare. E a voi, acquistate da Decathlon. Io mi trovo benissimo con i loro prodotti, sinceramente, anche i loro marchi, mi trovo molto bene. Non avevo mai acquistato online, anche perché ho il negozio fisico, quindi normalmente le cose le vado a provare in negozio. Però di queste cose non c'era la mia taglia, ovviamente, quindi c'era solo online e le ho prese online. Non potevo farle scappare anche perché ed sembrava un fine serie, qualcosa del genere, quindi erano anche scontate. Le ho prese sicuramente. Però, cioè, i corrieri, ma sarà che è un corriere che non viene quasi mai qua e a me non piace più di tanto come corriere, però. E sta dunque da quando l'hanno spedito a quando è arrivato nella mia città sono passati 12 giorni e li avevo anche contattati per dire scusate, ma che cosa sta succedendo? 12 giorni in viaggio, in viaggio, in viaggio, in viaggio, in consegna e dico e vai in consegna, destinatario assente. Dico perfetto, io sono qui.
Benissimo. Succede, a volte succede che, dato che la zona è fuori mano, se il corriere ha delle altre giri da un'altra parte, mette il destinatario assente e poi passa il giorno dopo. Normalmente lo fa SDA, ma succede, basta che poi passa. Il giorno dopo dico, vabbè, stavo aspettando il risultato nuovo in consegna, ok. A un certo punto vedo un numero, un cellulare che non conosco, e dico ok, vabbè, rispondo. Ed è, salve, sono corriere, chiedevo se era a casa. Io dico sì, sono a casa. Oh, perché sto suonando il campanello e non mi risponde nessuno. Io non ho il campanello. Dico, ma dove sei? Ma sono qui, l'ha spiegato un po'. Ah, ho capito, ho capito. No, no, quella non è casa mia. C'è il numero civico davanti, cioè tu stai suonando in un campanello che non c'è il mio nome sopra, c'è un altro nome e un numero civico diverso anche. La via è quella, ma il numero civico e il campanello sono diversi. Dico, no, ho capito dove sei, aspetta che esco io. Sono andata giù e dopo mi sono fatta vedere in strada ed mi ha allungato il pacco. Morale, era passato anche il giorno prima davvero, ma suonava da quello là e che oltretutto non è a casa, quindi gli ha anche lasciato l'avviso. Aveva ragione a dire destinatario assente, ma non ero io. Magari se mi chiamava il cellulare già il giorno prima, evitava di fare due giri, ma non è colpa mia. Comunque, vi faccio vedere che cosa ho preso alla fine. Dunque, ebbene sì, ho fatto scorta di pantaloni. Allora, i pantaloni sono questi, classicissimi, sono i pantaloni da caccia. Io sono la persona più contraria a questo mondo alla caccia di qualunque genere, ma il tessuto tecnico per le cose da caccia è spettacolare perché è impermeabile, è impermeabile, è resistente, dura. Ah, aspettate un secondo solo. Aspettate, abbasso la fiamma, se no fa troppa luce. È impermeabile, è resistente, è antistrappo, è tutto, è confortevole, permette i movimenti, lascia liberi i movimenti, quindi ci sta. Dunque, faccio vedere questi. Sono pantaloni classici, classicissimi, con il pile dentro. Senza però risultare ingombranti o imbottiti, perché cioè comunque sono semplicissimi. Dunque, vi faccio vedere cose che vi possono interessare. Il pile non arriva proprio fino a fine gamba, ma arriva fino a qui e poi c'è una spanna con la fodera e basta. Però va bene, hai le calze comunque, quindi la fodera non ti tocca. A meno che non mettete le calzettine e le corte, non va a toccare la caviglia. Sono dei pantaloni che sono classici, mi trovo bene, perché ne ho un altro paio già, e li ho presi in tutti e tre i colori, quindi nero, verde militare. Ah sì, questo è il campioncino di pile che hanno dentro. Sono caldissimi, soprattutto alla mattina. Quando la cosa più fredda da indossare sono i jeans con questi pantaloni, cioè è stupendo. E allora, non hanno le tasche dietro, hanno comunque l'elastico, se non l'avete mai visti, sono tutte S per quello, perché non riuscivo a trovare la taglia, si vede che non ci sono cacciatori che hanno la S. Hanno le tasche sempre col pile, le due tasche, non hanno quelle dietro, ma hanno la tasca laterale. Ah sì, sono della Solognac, se non li conoscete, con il velcro, una tasca semplice che non pensavo le prime volte, perché normalmente non sono abituata a usare questi pantaloni, ma ho usato sempre quelli, i jeans, i classici jeans 5 tasche. Non mi trovavo senza la tasca dietro, perché io infilavo tutto nelle tasche dietro. Da quando ho provato questi e mi trovo, infilo tutto in queste tasche, nei tasconi, anzi tutti di più. Ultimo paio, perché c'era in tre colori e quindi li ho presi in tutti e tre i colori, questo è un militare, che va bene, ok, particolare, ma per l'inverno ci sta. Ci sta. E oltretutto sono i pile, cioè vogliamo parlarne perché.
vero, fa un certo freschino, ma ho finito con gli acquisti caldini, caldi, 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 come dicevo, ma sono curiosa di vedere quanto segna il termometro. E lo guardiamo assieme. Lo vedete? 15 e 3. Quindi io in casa ho 15 e 3. 15 e 2 è andato. Quindi sono anche in mezzo a una corrente d'aria. In casa ho 15 gradi e 2, classici, con il camino acceso, che è l'unico riscaldamento di casa. In camera sono sugli 8 gradi, quindi ci conserviamo bene, eh sì. Quindi capite perché, sì, tante cose per l'inverno, tante cose calde, ma anche tante cose calde da stare in casa o da stare fuori, perché sì, montagna, è vero, sì, c'è freddo. Ma sì, c'è tanto freddo. Basta. Questo era tutto il video delle cose calde, 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 che mi piacciono le cose calde, calde, calde. Ed spero avete avuto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!